Ciao a tutti, popolo di YouTube. Io sono Travatar91 e sono qui in questo video per confrontare le due versioni prodotte dalla Disney di Il libro della giungla. In realtà, oltre al classico d'animazione datato 1967 e il live action datato 2016, uscito da noi il 14 aprile, esisterebbe anche una terza versione del libro della giungla, prodotta sempre dalla Disney, che risale al 1998 ed è diretta da Stephen Sommers, ma non la considero perché voleva essere una cosa un po' diversa, era più ancorata alla realtà, con Mowgli che diventava adulto quasi subito, aveva anche una love story e gli animali non parlavano. Inoltre questo video non voleva essere proprio una recensione confronto, l'avevo pensato più come recensione solo di questo, come proseguimento del video che vi lascio in descrizione, in cui confrontavo Maleficent e il Cenerentole live action, i primi due casi di remake live action di classici Disney. Tuttavia, mentre pensavo a come fare la recensione appunto del live action del Libro della Giungla, mi sono accorto che molte delle cose che volevano dire necessitavano magari anche di un paragone con il classico d'animazione originale, quindi mi sono detto facciamo una recensione confronto e ci togliamo il pensiero. Comunque penso che il confronto sarà soprattutto nella parte senza spoiler. In quella spoiler mi concentrerò soprattutto sui live action, anche perché questo del 67 più o meno l'hanno visto tutti. Fare spoiler è molto difficile con questo. Ma bando alle ciance, cominciamo con il video. Allora, la prima cosa che vorrei confrontare tra i due film del Libro della Giungla è il comparto tecnico, ovvero la qualità dell'animazione nel film, appunto dell'animazione, e della CGI nel live action. Lo so che sono due cose diverse, quindi un paragone vero e proprio non si può fare, però, però comunque posso dire se era di qualità l'animazione o no, e nel caso del live action, appunto, se è di qualità o meno la CGI. Poi comunque in questo film, questo è quasi un film d'animazione, perché a parte lui, tutti gli altri sono effettivamente personaggi CGI. Che dire dell'animazione del classico Disney? Purtroppo il Libro della Giungla è uscito nel 1967, in quel buio periodo durato, ora che ci penso, ben 30 anni, perché è iniziato dopo l'uscita della Bella Addormentata nel Bosco del 59 ed è finito solo con la Sirenetta, è finito ufficialmente con la Sirenetta nel 1989. Per chi non lo sapesse, in quel trentennio la Disney non era proprio in ottime acque, perché avevano già avuto degli insuccessi prima, avrebbero voluto risollevarsi con La Bella Addormentata nel Bosco, che però era stato un mega flop a fronte di una produzione dei costi piuttosto elevati, e quindi avevano rischiato non poco la bancarotta. Mi pare che per restare a galla avevano tipo venduto un sacco di storyboard ai collezionisti, appunto per racimolare un po' di grana. Come risultato, l'animazione era non pessima, ma non della qualità a cui la Disney ci aveva abituato con tanti suoi capolavori come Gli Incredibili Sette Nani, Pinocchio, Fantasia, Bambi, Cenerentola, La Bella Addormentata nel Bosco, appunto. Diciamo che era un po' lo studente che prende sempre 9 e a un certo punto inizia a prendere 7. 7 è comunque un bel voto, ma da uno che prende 9 ti aspetti di più. Con l'animazione della Disney in quel periodo era un po' la stessa cosa. Oltretutto erano messi talmente male che questo qui era il periodo delle animazioni riciclate. Per dire, se guardate anche l'honest trailer che hanno fatto del film, vi lascio anche quello in descrizione, ti fanno notare che alcune delle immagini che hanno fatto qui sono ricalcate dagli storyboard di La Spada nella Roccia, classico Disney che era uscito prima di questo. E oltretutto, Baloo è stato chiaramente l'impronta per fare poi Little John in Robin Hood, tanto che sia in italiano che in originale hanno lo stesso doppiatore. Molto diverso invece è il discorso con l'adattamento live action uscito appunto quest'anno e diretto da Jon Favreau, già regista dei primi due Iron Man, perché questo si può dire che sono dei periodi più floridi della Disney dal punto di vista sia creativo che commerciale. Hanno fatto film come Ralph Spaccatutto e il recente Zootropolis, che sono bellissimi, hanno collezionato economicamente grandi successi come Frozen, che a me non piace tantissimo, ma è stato innegabilmente un fenomeno che ha fatto fruttare loro un sacco di soldi. Poi hanno comprato la Marvel, hanno comprato Star Wars, quindi appunto non hanno alcun problema, e anche a livello economico sono lanciatissimi, e si vede, questi effetti visivi sono secondo me straordinari. Sicuramente, secondo me, lo candideranno all'Oscar per gli effetti visivi. Non so se lo vincerà, però una candidatura se la merita, sono effetti visivi per fantastici. Quindi dal punto di vista tecnico vince senza alcun dubbio il live action, ma questo vuol dire non vuol dire, come ho già detto. Qui è stato anche sfortunato a nascere in un periodo non proprio fallito della Disney. Diciamo che metterli a gara dal punto di vista tecnico è come mettere a gara Usain Bolt con uno zoppo. Secondo voi chi vince? È abbastanza ovvio. Inoltre, ok, un film può anche essere tecnicamente molto ben fatto, ma poi a livello di storia può anche essere una ciofeca. Vedi solo, per fare un esempio, Disney, Taro nella pentola magica.
Quindi mettiamo a confronto le due trame. Allora, di base sono sostanzialmente la stessa. Siamo in India, nella giungla, e una pantera, Bagheera, trova un bambino, un cucciolo d'uomo orfano, e per farlo sopravvivere, avendo pietà di lui, decide di affidarlo a un branco di lupi suoi amici. Solo che dopo un po' di anni arriva Shere Khan, tigre che notoriamente, a cui notoriamente l'uomo sta qui, e quindi il bambino deve essere portato al villaggio degli uomini, dove sarà al sicuro dal pericolo della tigre. Tuttavia, se si confrontano le trame dei due film, ci si rende conto di una grossissima differenza di fondo che mi dispiace anche in questo caso. Fa vincere il remake live action, ovvero, prima di dire racconto una cosa personale, io il Libro della Giungla lo vedevo spessissimo da bambino, cioè avevo la videocassetta. Il punto è che poi ho smesso per un bel po' di anni, qualche anno fa l'hanno rifatto, tipo a Capodanno, comunque durante le vacanze di Natale, me lo sono rivisto e mi sono sorpreso per il fatto che la storia, fondamentalmente, qui fosse inesistente, o meglio, il filo conduttore fosse inesistente, perché, ok, Mowgli deve viaggiare per la giungla, arrivare al villaggio degli uomini per appunto sfuggire a Shere Khan. Ma poi è sostanzialmente un film, è una serie di sketch messi uno dietro l'altro, più che un film. Questo qui sarebbe stato perfetto come serie TV. Mowgli che parte, poi in ogni episodio incontra vari personaggi, prima gli elefanti, e poi le scimmie, e poi Ka, eccetera, eccetera, fino ad arrivare a un eventuale scontro finale. Come nel reparto tecnico, anche dal punto di vista della sceneggiatura, il film in live action si dimostra molto migliore. Molti si chiedono, ma vale la pena fare questi remake in live action dei classici Disney? Secondo me non sempre, ma per i film fatti finora un motivo c'era. L'idea di base di Maleficent era anche figa, approfondire la psicologia di un personaggio di cui non sapevamo nulla. Poi secondo me l'hanno fatto da schifo e per quello vi rimando al video. Cenerentola, il classico Disney originale, aveva alcuni problemi come il fatto che i topi fossero troppo presenti, quindi personaggi secondari che rubavano la scena alla protagonista, quindi anche lì ci si poteva lavorare su. Qui idem, hai un film che sostanzialmente dal punto di vista narrativo è piuttosto debole e qui quindi lo si può migliorare, quindi Shere Khan non diventa più un cattivo che appare a metà film di cui prima si nomina e basta appunto per ammantarlo di leggenda, però insomma un conto è una saga in cui non fai vedere il cattivo nei primi film o nei primi libri, dipende, e poi lo mostri alla fine, ma qui in un unico film a vedere la minaccia fin da subito secondo me è già meglio. Nel live action del Libro della Giungla abbiamo proprio una storia che ha un filo conduttore, rappresentata non solo dall'odio di Shere Khan per Mowgli, ma anche dal modo in cui tutti gli altri personaggi hanno di rapportarsi con lui, cosa che spiegherò meglio nella parte spoiler. In questa sede mi limiterò a dire che il Libro della Giungla parla dei vari modi in cui le persone, qui metaforizzate con degli animali, si rapportano a chi è diverso da loro. Altro tema importante del film è innegabilmente la crescita di Mowgli, crescita che qui c'è. Qua non tanto, ci arriverò tra un attimo quando arriverò ai personaggi. Anche tutti i vari personaggi, quindi Care, Luigi, eccetera, eccetera, che Mowgli incontra qui, hanno uno scopo nella trama, la faranno andare avanti in qualche modo, o svelando delle informazioni, o pretendendo qualcosa che appunto però c'entri col nucleo della storia, ci arriverò meglio nella parte spoiler, mentre qui invece erano appunto semplicemente sketch messi lì perché bisogna allungare il film e farlo arrivare almeno 1 ora e 10. Quindi che dire, sia dal punto di vista della trama, sia anche appunto della gestione della morale di fondo e di tutto il resto, mi dispiace, il live action vincitore, vincitore, vincitore. E ora la domanda sorge spontanea. Scusami, hai detto che l'animazione non era il massimo, la sceneggiatura era priva di un vero e proprio filo conduttore, ma allora perché il Libro della Giungla è un classico Disney così amato, di cui io stesso comunque ho anche comprato il DVD per affezione? Semplice stupidità da eterno bambinone? No, in realtà la motivazione è molto semplice, perché c'è una cosa che effettivamente ha sempre tenuto a galla il Libro della Giungla, che noi ce ne siamo accorti o meno, in realtà sì, diciamo che non lo dicevamo mai, perché nessuno di noi da bambino era un critico, ma ciò che abbiamo sempre amato del Libro della Giungla non era né l'animazione né la storia, erano i personaggi. Baloo, Re Luigi, Shere Khan, Ka, Bagheera che qui non si vede, gli avvoltoi, Mowgli no, Mowgli in effetti no. Allora, Mowgli dovrebbe essere il personaggio in cui tutti noi spettatori ci dovremmo identificare, perché teoricamente è un film indirizzato ai bambini, quindi un bambino che lo vedeva si identificava appunto nel bambino. Ma soprattutto riguardandolo da adulto, il Mowgli di questo film è, come posso dire in termini gentili, un cazzo di dito in culo? No, sul serio, tutti che cercavano di salvarlo, ma perché meritava di essere superato da Shere Khan in 2 secondi? E voi direte, vabbè che è esagerato, sia un po' immaturo, ma è solo un bambino. Sì, ok, allora signori, non fanno altro che dirgli tutti, guarda che Shere Khan è cattiva, Shere Khan ti vuole far fuori, fidati, è meglio non provocare Shere Khan. Mowgli se ne sbatte, poi tratta malissimo Baloo e Bagheera quando gli dicono devi andare al villaggio degli uomini, ti vogliamo aiutare, Mowgli li prende a calci nel sedere, tu vuoi dire, beh ma cosa ne sa un adulto di cosa è meglio per Mowgli, sì, poi ci arriva questa cosa. Poi cioè, si trova davanti Shere Khan e Shere Khan gli dice, ma come, non hai paura? Perché devo aver paura di te?
Io se ero lì presente, ce la rispondevo, perché sei un cazzo di bambino di tipo 8 anni, sei praticamente un fuscello semi-anoressico, perché ovviamente laggiù non è che uno non è che può mangiare più di tanto. Davanti a te c'è una tigre con degli artigliettini grandi quanto la tua mano e dei denti che ti stacca la testa con un morso, e tu stai lì che addirittura lo vuole prendere a bastonate a un certo punto quando cerca a sua volta per contare fino a 10, per dargli un minimo di vantaggio, mizzega. Tutt'altro discorso per questo Mogri, che risulta molto più simpatico, oltretutto anche molto somigliante. Il dattore, lo leggo qui sulla confezione, Neil Sethi, è davvero molto bravo, ma al di là dell'attore il personaggio in sé è molto scritto meglio. È un ragazzino che comunque, andando avanti nel film, matura, capisce i propri errori, capisce qual è il suo posto, ha anche un senso di responsabilità, lo dimostra, mentre il bambino, il Mowgli del cartone animato, è totalmente irresponsabile, anche qui purtroppo devo arrivare nella parte spoiler. Poi comunque, anche grazie al fatto che qui ha un primo incontro con Shere Khan già nella prima metà del film, sa già più come temerla e quindi sa già che più se, sarebbe meglio, un po' meglio andare nel villaggio degli uomini. Lui ascolta molto di più Bagheera in questo film. Inoltre, come ho già detto, qui viene affrontato il discorso del fatto che lui sia un diverso. Vedendo anche i temi di attualità, soprattutto qui in Italia, mi viene da dire che lui è un autentico immigrato all'interno della giungla. Questa cosa viene affrontata il fatto che lui sia sostanzialmente un pesce fuor d'acqua. Quindi, parlando di Mowgli, vince di nuovo il live action. Per gli altri personaggi, bah, io onestamente, in tutti gli altri casi, parlerei di parità. In realtà si può dire che vinca leggermente il classico d'animazione, perché questi personaggi possono contare su un'iconicità che il live action non ha, perché appunto è molto più recente. La popolarità dei personaggi del Libro della Giungla, a parte appunto quel dito in culo di Mowgli, è dimostrata anche dal fatto che quando hanno dovuto fare per Disney Channel la serie animata tratta appunto dal Libro della Giungla negli anni 90, non hanno scelto di fare un seguito con Mowgli protagonista. Hanno preso questi personaggi e li hanno resi bambini facendo appunto la serie Cuccioli della Giungla, che era un prequel, perché per l'appunto Mowgli non funzionava, mentre questi personaggi sì, quindi li hanno semplicemente infantilizzati per avere un modello in cui identificarsi, ma mantenere i personaggi più amati. È innegabile tuttavia che il live action abbia dato ai personaggi molte sfaccettature interessanti, di cui parlerò meglio nella parte spoiler. Unica cosa che posso dire qui nello specifico: non compaiono nel live action i quattro avvoltoi modellati nell'aspetto in maniera simile ai Beatles. Da un lato la loro assenza mi è dispiaciuta, ma da un altro lato lo capisco. In fondo quei personaggi erano stati fatti per sfruttare il successo dei Beatles in quel periodo. Ora ovviamente i Beatles sono entrati nella leggenda, ma non sono più una band attiva, due di loro sono addirittura morti. Inoltre lo devo ammettere, sono troppo affezionato a allora cosa facciamo per poterlo sentire pronunciato da qualcun altro che non fosse il doppiatore di quell'avvoltoio, ovvero Carlo Romano. Parlando un attimo di doppiaggio, beh, non c'è che dire, il cast vocale che c'è qui è di tutto rispetto, basta leggere i nomi che sono qui. Abbiamo Bill Murray, Baloo, Ben Kingsley, Bagheera, Idris Elba, Shere Khan, Lupita Nyong'o, non mi ricordo il nome, comunque la lupa madre adottiva di Mowgli, Scarlett Johansson, Ka, che qui diventa femmina, Giancarlo Esposito, che fa Akela, il capobranco dei lupi di Mowgli, Christopher Walken, che fa King Louie, perché qui il doppiaggio italiano l'ha lasciato King Louie e non più Re Luigi come nell'originale. Non che comunque il cast vocale dell'originale, anche appunto in lingua originale, non fosse da buttare, anzi, più che altro lì avevano chiamato anche dei musicisti. Per esempio, per Re Luigi avevano chiamato un cantante, perché effettivamente Re Luigi, per la maggior parte del tempo che è in scena, canta. Non che il cast vocale del remake in live action sia da buttare via. Abbiamo Tony Servillo che fa Bagheera, molto brava, che se non un paio di punti, non lo so, si capiva secondo me che era la voce di un doppiatore. Molto più naturale Neri Marco Re nel ruolo di Baloo, ma Neri Marco Re ha già doppiato in passato tipo uno dei due sacerdoti né il principe d'Egitto, per dirne una. Non è stata male Violante Placido nel ruolo della madre di Mowgli. Non mi ha convinto tantissimo la Mezzogiorno che faceva capo. Vabbè, la Scarlett Johansson ha una voce in originale, io l'ho visto sia in italiano che in originale, live action, e lasciatemelo dire, se sentite Kai in originale, mamma mia, spettacolare. Ma il motivo per cui vale la pena di vedere in italiano questo, io comunque sono uno che sostiene il doppiaggio, e so che a volte ci sono state delle schifezze, però poi noi siamo dei grandi doppiatori, io secondo me il doppiaggio non va così snobbato. Comunque questo film, almeno una visione in italiano, anche se siete dei puristi, la merita per l'incommensurabile Giancarlo Magalli, che doppia Re Luigi, o come lo chiamano qui, Re Lui, che è fantastico. Aveva già doppiato Filottete in Hercules, e lì era stato abbastanza bravo, però come ha detto anche Vito Laslo 88, Filottete era molto simile, oltre che nell'aspetto, anche nei modi, a Magalli, quindi era già più facile, ma il modo in cui doppia Re Luigi è semplicemente meraviglioso, proprio ha una voce minacciosa, imponente, proprio qui per come hanno reso Re Luigi ci stava benissimo, davvero è stato fantastico, e anzi io spero che Magalli
doppi, torni a doppiare ruoli anche successivamente, non solo in film Disney, ma in generale, che secondo me ha davvero un futuro in questa occupazione, un po' come Claudio Bisio che si è dimostrato bravo a fare Sidney nella Glaciale, infatti poi l'hanno richiamato per Dracula in Hotel Transilvania. Quindi, in definitiva, come vi ho già detto, il remake in live action vince su tutta la linea rispetto a Il Libro della Giungla, classico d'animazione. L'unica cosa che si salva, appunto, sono i personaggi, a parte Mowgli, per l'iconicità che essi rappresentano. Ma per il resto, questo è proprio il caso di dire che c'era bisogno di un remake del Libro della Giungla. Quindi la parte non spoiler può finire qui. Se non avete ancora visto questo live action, io vi dico andatelo a vedere e poi tornate qui perché merita davvero. Detto questo, io saluto, appunto, chi non ha ancora visto il film, chi invece l'ha visto, gli spoiler iniziano fra 5, 4, 3, 2, 1. Spoiler! Allora, come vi dicevo, una delle cose più interessanti di questo film è il rapporto che i vari personaggi hanno con Mowgli, perché sostanzialmente ogni personaggio rilevante animale di questo libro della giungla rappresenta sostanzialmente un modo diverso con cui le persone hanno modo di rapportarsi con le minoranze, con chi è diverso da loro, con gli immigrati, ripeto, qui ci ho visto molto questo eco, probabilmente anche visto il periodo in cui viviamo, magari non era voluto, ma secondo me è un'associazione che è quasi inevitabile fare. Entrando nello specifico, abbiamo Raksha, la lupa, madre adottiva di Mowgli, doppiata appunto da Lupita Nyong'o, che semplicemente lo accoglie e lo considera come un figlio. C'è proprio un momento nel film in cui lei gli dice: tu sei mio, sarai per sempre mio figlio. Quindi i lupi rappresentano coloro che accolgono il diverso senza farsi fin troppi problemi. Poi abbiamo Bagheera, un altro che effettivamente accoglie Mowgli. Tuttavia, qui c'è una sfumatura che ha reso questo Bagheera, a mio avviso, leggermente sgradevole, almeno all'inizio, poi andando avanti imparerà la lezione, ovvero il fatto che lui voglia costringere Mowgli a diventare un lupo. Lui non si rende conto che Mowgli è un uomo e quindi non può ragionare da lupo. Lui continua a dirgli: ma un lupo non fa così, nella giungla non si fa così, devi rispettare le tradizioni della giungla. Sostanzialmente lui rappresenta tutti quelli che vogliono sì accogliere i diversi, ma pretendono di omologarli a se stessi. E poi non lo fa neanche con cattiveria, Bagheera, semplicemente è convinto che questa sia la strada migliore. Poi a un certo punto imparerà che Mowgli non può essere diverso da ciò che è, infatti alla fine gli dirà: tu non combattere Shere Khan da lupo, combattilo dall'uomo perché è quello che sei. Poi abbiamo Baloo, che sostanzialmente è quello che cerca di sfruttare il diverso. Qui ritorna sempre la tematica dell'immigrato, praticamente lui, convincendo Mowgli a lavorare per lui e a prendergli il miele, potrebbe essere, ok, questa è una situazione un po' esagerata, ma sostanzialmente chi accoglie gli immigrati li fa lavorare in nero, comunque sottopagati, insomma, chi li sfrutta per il proprio tornaconto. Poi ci si affezionerà perché comunque è un film Disney e bisogna promuovere i buoni sentimenti, ma di base la caratterizzazione è questa. Similmente è quello che vuole fare Re Luigi. Sì, lo so, dovrei chiamarlo King Louie, ma ragazzi, io ormai sono abituato a chiamarlo Re Luigi, è quello che vi dicevo. Questo film ha comunque un'iconicità che il live action non può contare. Comunque dicevo, Re Luigi vuole sfruttare Mowgli, ma lì lo sfrutta più con le minacce. Prima sì, gli dice: ti faccio vivere qui, avrai tutti gli agi che vuoi, ma appena Mowgli dice di no, lo vuole convincere proprio con la forza, mentre invece Baloo cerca comunque di avere. Diciamo che Baloo è un po' il truffatore, quello che vuole convincere Mowgli con belle parole. Re Luigi invece è più schiavista, diciamo così. Poi abbiamo Ka, diciamo che è un altro che tratta Mowgli come tratterebbe chiunque altro, però al contrario rispetto ai lupi, nel senso che se i lupi lo trattano bene, Ka invece lo tratta semplicemente come cibo, se lo vuole mangiare, ma non perché lo odi in quanto essere umano, semplicemente c'è lì una preda in difesa e se la mangia tranquillamente. Quindi diciamo che è il lato paritario in senso negativo. Parlando della questione Ka femmina, anch'io quando ho visto la prima volta nel trailer Ka che parlava come una donna, ho leggermente storto il naso, ho capito che c'era la politica di politicamente corretto e di dare più spazio alle donne, però mi sembrava strano. In realtà, pensarci bene, però, ha molto senso che Ka sia una femmina, perché diciamo che Ka, io l'ho intesa in questo film, come una sorta di femme fatale. Sostanzialmente, cosa sono le femme fatale? Sono quelle figure femminili che seducono il protagonista e lo corrompono e lo portano alla rovina. Qui Ka, con il suo potere ipnotizzante, che viene conservato nel live action, ha un po' questa funzione. Uno dirà: sì, ma Mowgli non può essere sedotto. Allora non può essere sedotto in maniera adulta, però può essere sedotto alla maniera di un bambino. Sostanzialmente Ka, quando si avvolge intorno a lui, praticamente gli offre un abbraccio materno, un abbraccio che lui comunque non ha mai conosciuto. Cioè, o meglio, sì, aveva Raksha, ma non credo che gli potesse dare un abbraccio come sono abituati i bambini. Invece Ka, con le sue spine, si avvicina già un po' di più. Infatti Ka dice a Mowgli: io ti proteggerò se resti con me. Gli sta appunto offrendo il calore del grembo materno, però in realtà lo vuole uccidere, infatti lo sta per soffocare se non arrivasse Baloo a salvarlo. Si tratta di una sfumatura di Ka che io ho trovato molto carina. Nel seguito, che è già stato annunciato, chissà che non sia lei uno dei cattivi principali, o comunque che almeno non ritorni, secondo me può dare qualcosina in più, vedremo un po' come lo svilupperanno. La svilupperanno. E infine abbiamo lui, l'antagonista, la minaccia finale.
portato, spinto da un odio assoluto verso Mowgli, la terribile tigre Donald Trump, volevo dire Shere Khan. Scherzi a parte, sentendo certi discorsi di Shere Khan, ho riavvisato degli echi involontari, non so quanto. Qui secondo me la zampa potrebbe averci messo la frecciatina anche volontariamente, appunto, con i discorsi del candidato repubblicano e anche con certi politici di estrema destra italiani. Qui Shere Khan infatti è un vero e proprio razzista xenofobo che non sopporta gli esseri umani. Lui urla proprio: l'uomo è messo al bando, ci manca solo che dica dovremmo costruire un recinto intorno alla giungla per tenere gli uomini lontani. Emblematico da questo punto di vista il discorso di Shere Khan sul cuculo, l'uccello che depone le uova in altri nidi, così i pulcini quando nascono si approfittano della madre di qualcun altro e i pulcini naturali muoiono perché la madre ama qualcun altro più di loro. A me ha ricordato un po' i discorsi che fanno appunto i politici di estrema destra sugli immigrati che sono trattati meglio di voi che vivono in questi fantomatici alberghi che sono vere e proprie leggende metropolitane. Mi è piaciuto anche il legame che Shere Khan ha con Mowgli, perché come vedete qui c'ha l'occhio pigro, che se avete visto il film lo sapete, gliel'ha fatto il padre di Mowgli perché Shere Khan l'ha ucciso a suo tempo e quindi è rimasto sfigurato. Non si capisce tra l'altro se Shere Khan odi l'uomo appunto a causa della ferita all'occhio o se lo odiava già da prima appunto per la questione del fiore rosso, cioè del fuoco, e se semplicemente la ferita l'abbia portato a odiarlo ancora di più. Considerate che appunto Shere Khan, essendo carnivoro, magari ha solo visto un'opportunità di cibo col padre di Mowgli di suo figlio e ha cercato di mangiarli, però la ferita poi lo ha portato ad odiare ancora di più l'uomo. Questa scelta, da un lato, non mi dispiacerebbe perché, ok, da un lato snatura l'idea dell'odio immotivato, però dall'altro lato, secondo me, è già più interessante uno che ha un motivo per odiare, anche perché comunque tu dici, c'è comunque il pericolo della generalizzazione che anche qui c'è con il terrorismo islamico. E poi perché dimostra appunto che uno dei problemi maggiori di Shere Khan è che non sa perdonare, non sa andare oltre vecchi rancori del passato. Insomma, quale che sia la verità tra le due cose, secondo me ci sono comunque degli spunti interessanti in entrambi i casi. Però ci sono degli altri personaggi che ho tralasciato, che sono gli ultimi che voglio trattare, che effettivamente non rappresentano nessuna categoria di rapporto col diverso, ovvero gli elefanti, che sono un po' delle sorta di divinità quasi nella giungla, perché come si dice, loro sono quelli che l'hanno creata così come abbattendo gli alberi, creando i vari sentieri, e oltretutto alla fine spegneranno il fuoco appiccato incidentalmente da Mowgli, quando porta la torcia per uccidere Shere Khan. Tra l'altro che qui bella questa sorta di morale ecologista che ti fa dire attenzione, il fuoco può donare calore, può essere buono, ma può anche portare danni. Infatti quando Mowgli in effetti riuscirà a sconfiggere Shere Khan usando il fuoco, ma allo stesso tempo distruggerà anche parte della giungla, ed è bello che oltretutto gli elefanti spengano loro il fuoco, dimostrando che se l'uomo fosse più disposto ad allearsi con la natura, si potrebbe anche rimediare ai danni che fa. Tra l'altro mi è piaciuto come hanno trattato qui la morale ecologista, qui l'uomo non viene visto come il classico essere senza cuore che fa danni perché gli va, ma come qualcuno che magari vuole anche fare del bene, ma finisce incidentalmente per fare del male. Cioè Mowgli prende del fuoco per andare ad affrontare Shere Khan ed effettivamente lo distruggerà con esso, però inavvertitamente causa anche un incendio nella giungla. È un modo per dire: umani, fa, uomo, fai attenzione, la tecnologia va bene, l'ingegno va bene, infatti Mowgli qui lo usa spesso, ma attenzione, causarlo male rischi di far casino. Molto meglio di certe morali ambientaliste che secondo me fanno un po' schifo, in cui si dice che sostanzialmente l'uomo è un pezzo di merda unico e gli animali sono dei santi, vedi solo Noah di Darren Aronofsky. Tornando alla questione elefanti, li ho trovati molto interessanti. Mi spiace che si sia persa la cosa della parodia dei militari divertentissimi che c'era in questo film, però mi piace appunto questa sorta di loro status divino, e tra l'altro questo mostra anche un'altra cosa che ho molto apprezzato di questo remake, che è l'introduzione un po' della cultura, tra virgolette, della giungla. Quindi c'è la tregua dell'acqua, ovvero se il fiume si abbassa in maniera tale che sorga una roccia che sta in fondo, allora gli animali si possono abbeverare senza che i carnivori tendano loro un agguato, perché appunto l'acqua viene prima del cibo. C'è poi il motto della legge della giungla: questa è la legge della giungla, il lupo che la segue fa bene, eccetera, eccetera, con Baloo che la definisce propaganda, ma alla fine l'accetterà capendo che comunque non erano solo stupidaggini. Mi piace anche appunto questa idea di vero e proprio microcosmo nella giungla. Qui semplicemente, ripeto, erano situazioni varie, non c'era un'idea appunto di comunità della giungla. Parlando ancora degli elefanti, mi è piaciuto il fatto che comunque ci sia un rimando al figlio di Ati, il capo appunto dei soldati, che fa amicizia con Mowgli. Infatti qui Mowgli si guadagnerà il rispetto degli elefanti salvando il cucciolo, figlio presumibilmente del capo, comunque un cucciolo di elefanti, che è caduto in una buca. A un certo punto lo cavalca ed è appunto riferimento al fatto che lui aveva fatto amicizia con un cucciolo di elefanti in questo film. Ultima cosa, prima di salutarci, vorrei parlare del finale, che è piuttosto diverso nelle due versioni.
Ecco, una cosa che dicevo, Mowgli non matura tanto nel film d'animazione, perché se ci pensate bene, lui continua a dire: no, non voglio andare al villaggio degli uomini, no, mi fanno schifo gli uomini, bla 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 bla. E poi alla fine com'è che cambia? Perché vede la bella bambina che sta andando a prendere l'acqua appunto al fiume, se ne innamora, boom, si dirige al villaggio degli uomini, si vede proprio lui che si gira e fa. Cioè, ma quanto è stronza sta cosa, rendiamoci conto. C'è proprio lì Baloo disperato che si è fatto quasi ammazzare da cercare più, che dice: torna indietro, e lui appunto gli fa semplicemente, fa spallucce e boh, se ne va. Quando si dice tira più un pelo di fica che un carro di buoi, in questo caso una battaglia tra un orso e una tigre. Questa cosa a me non è mai andata tanto giù, inoltre se ci pensate bene è un po' più sinonimo di chiusura mentale, appunto fine degli anni 60, quindi quando dice ognuno deve stare con quelli come lui, non c'era l'idea comunque della mescolanza etnica, o comunque in questo caso diciamo anche tra culture, e appunto gli uomini sta con gli uomini, gli animali con gli animali. In questo periodo invece qui si tenta una maggiore apertura, si decide di fare le cose un po' diversamente, e Mowgli resta nella giungla, anche perché qui alla fine cercando non è che moriva, scappava, ma poteva sempre tornare, quindi aveva senso che comunque alla fine Mowgli andasse nel villaggio degli uomini, anche se appunto, visto che cercando è una minaccia, non sarebbe meglio dire: ok, visto che Shere Khan mi ha quasi ammazzato, forse è meglio che vada al villaggio degli uomini. Sarebbe stato più sensato che se gli ha avvolto i Beatles dicono: mi sa che non lo rivedremo più. E chi lo dice? Boh, vabbè. Invece nelle live action Shere Khan ci resta secco e quindi Mowgli può tranquillamente restare nella giungla. Effettivamente non ha più motivo di andarsene via. Inoltre si vede che è stato più accettato e comunque non ha ancora un gran rapporto con gli uomini, visto che la prima cosa che è venuta a contatto è stato il fiore rosso. Ha seccato mezza giungla col fuoco, quindi effettivamente per ora se ne starà lontano. Credo che prima o poi comunque un ricongiungimento dovrà esserci, vedremo un po' come lo sfrutteranno. Il seguito è già stato annunciato, io devo ammettere che lo attendo abbastanza, molto più di Maleficent 2, per quello mi faccio segno della croce. E vabbè, come si dice, chi vivrà vedrà. Nel frattempo io mi godo questo, e dato che ormai non lo potrete più vedere al cinema, immagino me lo vedete o su Sky o spererei in streaming, al massimo compratelo che ne vale la pena. Non spegnete subito dopo i titoli di coda, perché ci è Luigi che alla fine riesce fuori dalle macerie in cui era rimasto seppellito durante il film e si mette a cantare. Tra l'altro, magari doppia anche la canzone nei titoli di coda, e sentirlo cantare è qualcosa di assurdo, mamma mia! Detto questo, io vi saluto. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, iscrivetevi, condividete, commentate. Ci vediamo al prossimo video, che sarà l'ultimo di questa stagione, diciamo, perché poi, come ho già detto in altri video, riprenderò l'università, quindi non so con quanta cadenza farò i video, magari ne farò meno. Si vedrà, e appunto ci rivediamo a quello e poi ai futuri video. Comunque spero di non smettere col canale, anche se bisogna vedere sta webcam, ogni tanto si impallina e quindi non mi è sempre facile girare. Vabbè, ripeto, chi vivrà vedrà. Ciao ciao!